Bella per voi, ragazzi, bentornati sulla serie senza tempo post partita di Lazio Bologna, vita 3-0. Chi sono? O il tonno più grande d'Italia o chi era? Vasquez, no. Castro che a un certo punto è diventato un tonno. È bellissimo, che bello. Tonno più grande d'Italia, come diceva chi era? Achille Lautaro. No, bene. Achille Lautaro a Staffelli, invece si è trasformato in un tonno proprio lui, Castro, che è stato un dito nel fianco, sì, la spina nel fianco, per un dia, vabbè stavano a cercare comunque da prendere più gialli possibile e poi magari risolve a questa inferiorità numerica che penso al trentesimo, sono rimasto in 10 per l'espulsione di Pobega e Ingenua, sì, vabbè, si vede proprio che data dalla foca della partita, a noi che ci frega, perché comunque abbiamo detto subito, guarda raga, tanto pure quando siamo in 10 comunque è difficile portarla a casa. Ormai le squadre, a parte che ultimamente stiamo facendo spelle un sacco di giocatori avversari, le squadre però si sono ormai, soprattutto queste, diciamo, Bologna adesso piccola, non più, però insomma, si sono imparate a difendere molto bene in 10, magari non attaccano, però ti chiudono tutti gli spazi. E la Lazio sorniona, come sana. Titoleremo il video probabilmente. Che nel primo tempo, insomma, la parte iniziale di partita non ha fatto granché, è stata un po', è stata calma, non è stata, secondo me, vorace. No, a inizio non troppo, dopo l'espulsione forse è stata un po' più calma, a inizio sembra che c'era una partita che si stavano solo a mena da tutte e due le parti. Sì, si sono menati tanto, cioè molta aggressività, però poi in fase offensiva, non lo so, si vede che mancava qualcosa, non era in formissima secondo me Castellano. E a un certo punto c'è stato un buco di Lucumi e lui ha potuto tirare al volo da centrocampo praticamente. Pardo dice non poteva fare nient'altro, poteva avanzare tranquillamente. Forse non so, non era partito molto bene. Si vedeva che non stava su questa azione. Secondo me è proprio svarionato e basta. Sì. Doveva andare avanti e provarci, anche perché tirare da fuori così tutto storto non era proprio facile. È vero che non abbiamo avuto tante occasioni da gol, tanti tiri in porta. Uno, quella di Guendouzi, sempre su passaggio di Castellanos, sì, che poi se l'è si è impicciato pure lui, infatti ha rosicato come una bestia. Bellissimo, infatti, Guendouzi, grande giocatore, grande uomo. Okay. Si vede proprio che ci tiene, poi quando gioca dà il meglio e quando sbaglia si incazza e fa bene. Però alla fine tutte ste cose in 10 è combattuta, alla fine ci pensa Cicò, ci pensa Zaccagna e anche Dele Bashiru. Mamma mia, quindi ragazzi, 3-0 a sto Bologna che non perdeva. Non più una piccola, non perdeva da Napoli. Contro il Napoli, seconda giornata. E mi pare la, ci pensiamo la noi. Partita che già del Bologna, non con la Roma. Scorsa no, vabbè, una delle scorse contro la Roma e comunque ha giocato molto bene rispetto a sta partita. Poi vabbè, stanno in 10 e tutto il resto, però comunque anche quando stavano in 11 ragazzi, hanno fatto così, creato tanti problemi alla Lazio. No, loro veramente poca roba hanno creato oggi. E Vincenzo Iraniano, insomma, è comunque una squadra che ha subito pochissimo durante questo campionato, stranamente per le squadre d'italiano appunto. E però no, noi siamo riusciti anche a nervosirli, perché per esempio Coso, Lazzari, secondo me è grande partita, sì, sì, a parte quando arrivava a fondo campo che vabbè, quello ormai lo sappiamo, però vabbè, anche un paio di palle interessanti l'aveva mezze messe, però fa ammonire praticamente subito Carson. Infatti noi pensavamo lo fai spello, perché già 2-3 volte aveva rischiato dopo il primo giallo proprio Carson, e invece chi ci è cascato è stato Pobega, che prende il secondo giallo per veramente una, diciamo, poi mi è dispiaciuto che sei tipo messo mezzo un po' a piagne, però alla fine quanto mi può dispiacere, perché ha fatto una cazzata alla fine, che è proprio una cazzata e non neanche un errore. Alla fine sti cavoli, no? Perché alla fine stavano a giocare a pallone e giocare in 10 contro 11 è un grande senso superiore, quindi è un grande aiuto alla squadra, sì, va benissimo così. Però in realtà la Lazio, che impressione ti fa? A me l'impressione che mi dà è che, come sempre, è vero, non molla mai, ok? Sì. Non mollare mai, no? Come la canzone, come il coro. Come dicono i tifosi, la frase del... E è vero, però oggi l'ho vista, è vero, noi... Allora, oggi dovevamo Lazia, come al solito, perché da tanto che non laziamo, che queste partite importanti le perdemo, oppure perdemo con appena mezza cappellata la difesa e tutto il resto, non l'abbiamo fatto...
Non molliamo mai, ma oggi si è vista un po' spenta. Cioè, sono aperte le porte dopo il primo gol. Sì. È vero che abbiamo fatto il secondo e il terzo, però fino a quello poteva finire anche in pareggio sta partita. Nonostante ti sta scaricando la batteria, sì. Nonostante appunto pari al gioco ci abbiamo avuto sempre noi, però un poco lucidi nelle scelte, ho visto un po' defoga, però molto bene appunto Lazzari, Rovella come al solito. Anche Guendouzi, bene anche Ghila, bravissimo. Romagnoli è dovuto uscire per un problema, non ho capito bene. Spero non si sia fatto niente di grave, perché serve, adesso sta veramente in forma. Sì, entra Cicò che insomma si rivela difensore capace fino adesso, vabbè. Matto, prima matto. E poi soprattutto io l'ho chiamato al calcio d'angolo, ho detto tanto un Cicò di testa. E se era Cicò di testa, però avrebbe tranquillamente potuto smentirmi segnando i piedi, perché la palla stava per terra. Dopo una capocciata per terra. La capocciata per terra, grandissima. E poi si fa esplodere il petto a forza di pugni. E... mattissimo. E... un giocatore dignitoso. E... che non ha ceduto alle provocazioni di Castro. È stato bravo. E il 2-0 facile per Zaccagni, sì. Nessuno gli va addosso, non in superiorità numerica, taglia verso il centro dell'area, tira a giro e lì bravo Pellegrini a insomma a scartare un paio di uomini con una percussione caparbia. Ecco, a un certo punto si è comportato bene, certo oggi punto Pellegrini è proprio in cattedra, a parte all'ultimo ha dato uno spinzone a Holm e insomma si è preso il giallo alla fine, mi sembra, no? Sì, a lui che è Holm, scade una rissa così un po' inutile, però uguale ci fa piacere vederli nervosucci. E sì, a un certo punto è trasformato in misto tra Maldini e Teo Hernandez e Roberto Carlos, faceva dribblava, si promuoveva, a un certo punto stava regista e Rovella terzino fine partita. Così lui si sono scambiati a buffo. Vabbè, ma ormai se provava tutto, se provavamo veramente a far segnare tutti quanti. E volevo dire, Pedro un po' sottotono, vabbè, ci sta. È entrato Isaksen, che pure insomma, fino al momento, fino all'ultimo minuto, ovviamente anche lì un po' evanescente. Poi lanciato dopo l'ennesimo contropiede in porta. Decide di saltare Ravaglia, che lo stand non si capisce se era rigore o no, però fatto sta che arriva delle basci, lo che aveva avuto anche lui la possibilità di entrare, e segna, ci crede, segna un gol manco facilissimo, perché no, bello defilato. Sì, e mi fa piacere, perché mi dispiace. Siamo tornati, cioè, si è saltato tutto. È saltato il video, è scaricato il telefono, non c'è più il microfono, quindi... Vabbè, comunque volevamo finire. Mi dispiace, dicevo, che Dele Basciro non riesca ad inserirsi completamente negli schemi, perché si vede che insomma è fuori, non sa bene dove mettersi, però si vede anche quando c'è la palla invece sa dove andare e sa portare la palla, cerca spesso il tiro in porta, è un peccato. Perché poi una roba abbiamo visto, ha fatto delle gran belle partite, ha fatto un gol, ha fatto un assist in una partita, ha fatto belle sgaloppate quando serviva. E vedremo una seconda parte del campionato. Oggi per il gol pure aveva fatto un'altra incursione sulla sinistra. Comunque 13 tiri, 3 loro, 4 noi, 1 loro. Quindi, sì, vabbè. Insomma, possesso palla 70%, falli commessi uguali. Zero calci d'angolo loro, cioè Bologna oggi poco, perché si ha preferito chiudersi piuttosto che attaccare probabilmente, e questo, sempre parlando su Dele Basciro, durante la sosta, come durante tutte le soste, dicono un sacco di cose, e esce questa cosa che siccome si è fatto male Castrovilli, anche Dele Basciro, insomma cercava un centrocampista perché anche lui non è entrato, insomma non è stato un acquisto azzeccato del tutto... E non è proprio così, secondo me, perché è un giocatore, secondo me, che ha tante, insomma, le qualità ce l'ha, secondo me, come hai detto, bisogna semplicemente adesso farlo inserire in questa squadra che comunque gira bene, e sì. Un giocatore come lui, visto che Baroni ha detto che lo vuole far giocare come mediano, lui che è abituato a giocare davanti, dietro l'attacco, comunque davanti al centrocampo. Sembra che non si sa dove Non si sa dove mettere fino adesso, però comunque ci sta ancora la seconda parte del campionato. Adesso verranno veramente delle partite importanti, che tutto dicembre ci abbiamo veramente duro noi. Abbiamo un calendario veramente difficile, e da qui in poi vedremo insomma come andrà la classifica, perché adesso siamo secondi insieme a altre quattro squadre.
siamo a 15 punti da Roma, così giusto per nominarla anche in questo video. Sì. E prima per Napoli, seconda, quattro squadre tutte insieme, poi la Juventus, poi il Milan addirittura a 6 a punti 19 a 6 punti da noi, da noi, no, a 6 punti dalla dalla Juve, Juventus, e quindi quindi cioè, a quanti a 9 punti da noi. Cioè, raga, è una classifica a dir poco strabiliante. strabiliante e molto strana. Però è pure vero che adesso, alla fine di dicembre, si vedranno insomma quale sarà la classifica, perché sono tutte partite attaccate sia per noi che per le altre. Partite tutte difficili, ma noi, come dice Baroni, come dice in realtà poi tutta la squadra, giochiamo partita per partita. Non puntiamo ad andare a vincere lo Per forza, scudetto, vince non lo scudetto. puntiamo ad andare a vincere, comunque a qualificarci per la Champions League. Facciamo partita per partita e secondo me è una scelta giustissima. Sì, adesso le aspettative si stanno alzando, quindi non vorrei che poi la squadra. Io ho sempre un po' paura, quindi dico anche ai miei pori, non vorrei che la squadra si stanchi o senta la pressione, però sembra comunque una squadra che. Tra l'impressione che tanto poi mo segna tanto, cioè ora se siamo, segniamo adesso andiamo alla prossima e fino alla fine è così. Non mi ha fatto l'assist Castellanos Vabbè, ma oggi perché lo stava fuori Castiglias. gioco, oggi Malinos, insomma niente, però forse ho vinto qua dal Fantacalcio per il gol di Cancellieri, non ci si crede, Non ci incredibile. si. Vabbè, raga, se becchiamo la prossima, che è la prossima settimana, quindi alla prossima Sono settimana. tutti quelli che sono allo stadio e oggi per colpa sua non siamo andati, era stanco per Pupo. Adesso stacchi il video tu perché non posso, dopo Lo so. questa cosa. Forza Lazio! Dai!